Ciao a tutti ragazzi, io sono un motociclista solitario e questo è Motostorie. Ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video. Di questo podcast, ovvero Motostorie, dove parleremo appunto e si parlerà sempre di storie legate al mondo delle due ruote. E oggi parleremo, ragazzi, dell'invenzione, della storia dell'invenzione della moto. Chi ha inventato la moto? Che è appunto l'argomento principe di questo podcast e dei miei video, di chi mi segue. Quindi, chi ha inventato la moto, ragazzi? Chi ha inventato questo mezzo tanto desiderato e tanto amato da noi motociclisti? Dobbiamo partire, ragazzi, dal principio, ovvero dall'invenzione del primo mezzo due ruote, che era, diciamo, una bicicletta senza pedali. Si chiamava Draisina, fu inventata in Germania da un impiegato del Granducato di Baden. Dopodiché ci sono state varie migliorie, sono stati introdotti i pedali, è stato introdotto il velocipede in Francia, è arrivato il velocipede, il primo mezzo, diciamo, a pedali, fu introdotto più o meno nel 1860 in Francia. Ed è in Francia che nacque anche l'idea di far muovere questa bicicletta con un motore. Infatti fu l'ingegner Perreux nel 1869 a realizzare il primo veicolo a due ruote con un motore a vapore. Questo si chiamava velocipede a gran vitesse, ovvero a gran velocità. Questo brevetto fu brevettato il 16 marzo 1869, appunto, dall'ingegner Perreux. Ma dopo circa 10 anni arriviamo in Italia, dove l'ingegnere, ragazzi, bergamasco Giuseppe Murnigotti, quindi qua in Italia, qua a Bergamo. Io sono bergamasco, quindi diciamo che sono molto orgoglioso di questa cosa, che venne brevettato la prima motocicletta con motore a combustione interna. Questa motocicletta venne realizzata con un motore a gas, non a benzina ma a gas, appunto dall'ingegnere italiano Giuseppe Murnigotti, che, diciamo, che oltre a questo brevetto fu, diciamo, conosciuto soprattutto per progetti in campo edile, e appunto progettò il centro di Bergamo, il nuovo centro di Bergamo, progettò vari altri spazi, ad esempio anche a Milano, introdusse delle invenzioni a livello idraulico per ad esempio il canale di Suez e tante altre cose, e un ingegnere molto in gamba qua della bergamasca, quindi Giuseppe Murnigotti, che appunto diede il via ai primi brevetti, al primo brevetto della motocicletta a combustione interna. Quindi, ragazzi, dopo questo progetto però di Giuseppe Murnigotti, questo brevetto non venne dato, diciamo, tanto seguito, ed il primo prototipo di motocicletta sempre a combustione interna fu progettato e ideato dagli inventori tedeschi Daimler e Maybach, che nel 1885 appunto progettarono e costruirono nelle vicinanze di Stoccarda, nella loro piccola officina, il primo prototipo di motocicletta. Fu poi nel 1894 che iniziarono a venire prodotti in serie le prime motociclette dalla Hildebrand
Wolfmüller. Quindi fu proprio questa azienda tedesca che nel 1894-95 incominciò a produrre e vendere i primi modelli di motocicletta, appunto Hildebrand e Wolfmüller. Se vi capita una Hildebrand e una Wolfmüller, potrebbe essere magari la prima motocicletta che è stata prodotta, e non buttatela via, magari che potrebbe valere qualcosa. Quindi ragazzi, questa è un po' la breve storia di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sopra si è finita. No, comunque, tornando seri, questo ragazzi è la breve storia della nascita della motocicletta, di chi e di come è stata inventata la motocicletta. Diciamo, un tassello è stato creato anche qua a Bergamo dall'ingegner Murnigotti, quindi ragazzi un po' di merito per questa creazione, questa bella invenzione della moto, e anche merito di un italiano. Quindi ragazzi, se vi piace questa tipologia di format, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.